doveva essere la coppia centrale più forte del campionato, una delle più forti d'Europa. Alla fine sembra quasi che la coppia Manolas-Koulibaly sia un problema, il problema del Napoli. Oggi il Corriere del Mezzogiorno ha fatto un servizio in cui si dimostra come con i due giocatori in campo il Napoli subisce un numero impressionante di gol. Paradossalmente va meglio quando non giocano tutti e due, non gioca uno dei due. Io dico, ma veramente stiamo facendo? Veramente c'è qualcuno che crede che la colpa dei gol subiti dal Napoli sia di Manolas e Koulibaly? La colpa dei gol subiti dal Napoli, nella quasi totalità, dipende dal centrocampo che non fa niente. Mi rendo anche conto che la parola centrocampo è un po' eccessiva, perché il Napoli non ha un centrocampo, il Napoli non ha centrocampo. Il Napoli ha giocatori che possono stare più o meno in quella posizione. Il solo Haaland ha quelle caratteristiche, sia in fase di interdizione che di possesso palla. Peraltro si tratta di un giocatore abbastanza anarchico tatticamente, uno che non tiene la posizione, ma che è portato a alzare il pressing per recuperare la palla. Napoli prende una barca di gol non per colpa dei due centrali, ma perché non fa filtro a centrocampo, non fa filtro a centrocampo perché non c'è nessuno che lo sappia fare. Presi uno a uno, i centrocampisti del Napoli sono innanzitutto pochi, perché per una squadra che gioca il 4-4-2, quattro centrocampisti sono decisamente pochi. E più sono male assortiti, non c'è nessuno con quelle caratteristiche. Fabian Ruiz e Zielinski, che sono due giocatori eccellenti, soprattutto lo spagnolo, il polacco è una grande promessa, ma prometteva 3-4 anni fa e non ha mantenuto ancora. Dicevo, Fabian Ruiz e Zielinski sono due che portano palla, che non sono affatto portati per giocare a due tocchi, che non fanno filtro, non sono dei centrocampisti. Messi lateralmente in posizione di spinta possono anche fare bene perché sono bravi. Quando giocano in posizione centrale possono solo fare disastri. Lo vedi proprio fisicamente quando la palla fa fatica a circolare in uscita perché i due tendono a portarla a fare il dribbling. È capitato spesso che il dribbling riesce perché si tratta di due eccellenti giocatori, però sono dribbling fatti a 70 metri dalla porta avversaria, quindi sono fini a se stessi. È capitato qualche volta che i due hanno perso palla perché poi quando tenti la giocata la probabilità di sbagliare è altissima e a quel punto sono stati dolori. Lo capisci che c'è qualche limite quando i due non ci sono, semplicemente perché il Napoli viene preso in infilata e in contropiede senza la minima opposizione. Il gol preso contro il Cagliari nasce come al solito da calcio d'angolo, ma se ai tempi di Sarri il Napoli subiva gol dai calci d'angolo perché con la difesa a zona faceva fatica a tenere gli avversari, adesso subisce gol dai calci d'angolo che tira il Napoli perché prendono delle imbarcate in contropiede incredibili. E qui le colpe sono di Ancelotti, perché doveva farsi sentire in fase di mercato, invece di dire che va tutto bene, anche dopo ha detto che è un mercato da scudetto, che questa squadra è fortissima. Adesso deve però capire che il Napoli non può giocare in quel modo, e anche se si tratta di fare delle rinunce dolorose, deve agire di conseguenza. In questo Napoli avrebbe fatto un figurone di Avarà. È stato dato via a una valutazione anche molto alta, probabilmente perché Ancelotti non lo vedeva, però Diawara in questo centrocampo del Napoli sarebbe stato utilissimo. L'anno scorso la migliore partita del giro di ritorno del Napoli, dall'uscita di Hamsik in poi, è stata quella contro la Lazio, partita in cui hanno giocato insieme Diawara e Fabian Ruiz. I due si combinavano bene, soprattutto Diawara teneva la capacità di stare davanti alla difesa. Quando hanno giocato insieme Fabian Ruiz e Zielinski è stata una catastrofe. Quando hanno giocato Haaland con uno dei due centrali, meno catastrofico ma pur sempre un grande problema. È lì che sta il problema del Napoli. Un centrocampo che non esiste, è lì che la società non è intervenuta, è lì che ha grandissime colpe Ancelotti che non lo ha detto, non l'ha urlato. Non ha battuto i pugni sul tavolo facendosi sentire dalla gente, non semmai nelle se stanze segrete della sede dove le cose sono rimaste fini a se stesse. Ancelotti a questo punto deve rimediare,
ha detto che è stato fatto un mercato da scudetto, lo dimostra. Il Napoli ha subito, dunque facciamo un calcolo, 7, 8, 7, 5 partite, ha subito 9 gol, credo. Sono un numero incredibile. Ha perso 2 partite su 5. È un Napoli che sta ottenendo risultati decisamente inferiori alle attese e nettamente inferiori a quello che ha detto Ancelotti. Adesso è tardi per Ancelotti dire che lui voleva altri giocatori, quindi deve trovare un rimedio, altrimenti la colpa sarà solo sua. La colpa non può essere di Manolas e Koulibaly, che stanno commettendo errori anche loro, per amor di Dio, ma sono esposti ad attacchi da tutte le parti. La colpa è di chi ha concepito un centrocampo in cui non ci sono centrocampisti. A domani.